Quanta bella gente! No, in realtà non è ancora entrato nessuno, ma buonasera! Buonasera a tutti, siamo tornati live, solo per voi, solo qui, su Parliamo Net, potete trovare tutto questo in compagnia. Incredibile, come al solito, sempre lui, anzi sempre, scorreggia del Sempre, ballack vabbè. in diretta e mentre si presenta il buon Lollo è la presentazione perfetta, è proprio lui. Todo live, the Todo live in Dark Picture, the Anthology House of Ashes, ragazzi, la seconda parte di questa trilogia che non abbiamo ancora capito con Aldo per quale motivo è stato prodotto, Esiste, perché esiste. perché Comunque, esiste. volevo salutare in ordine Erbalak, Super Gab, Pedros, buonasera, buonasera al buon Grandi, grandi. Demon. E beh, che dire, ragazzuoli, ci siamo fermati intanto che ovviamente entrano le Buonasera, buonasera, persone. grande demon. Intanto che entrano le persone, volevo intanto vado direttamente in stream di gioco, quindi la regia mi lanci il gioco. Eric, dai un'occhiata. Credi funzioni? Scopriamolo, ti va? Ah, buono, dei nastri. Il nastro è aggrovigliato. Nessun problema, faccio io. Da quando non porti più l'anello? Tu quando hai smesso di portarlo? Stavo Mai. spaccando il coso. È vicino al cuore. Roma, basta col No, mi romanticismo. Lei distacco. ci Io ho ha odiato. voltato Ha quando sono andata ah, hai via. rotto il cazzo. Ascoltate. Io guardo avanti. Hai rotto i coglioni. Anche Basta. se lui Non comunque te la è voglio dare demolito, più. Basta. Buonasera, buonasera, Mr. Sbirro. Buonasera, Joe. eh. So ancora che significa questo anello. È finita, ormai te la fai con Ti Jason, come rivoglio, si chiamava? Rachel. Non me lo Jason ricordo. Momoa. Stavamo bene insieme. C'è un'altra persona. Un affetto. Solennità, solennità, schieramento. Che cazzo. Ma crolla il morale, Fatemi una ragione. Bella Cyber. Sti cazzi che non The importa. Cyber. Bisogna C'è un'altra essere persona. veri. Lo sapevo. Bravo. Ah, è Te ne andata sei reso bene. conto, vaffanculo. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Devi essere L'abbiamo realista, ma messo Eric credo è su una riva crollato però, eh. sconosciuta. Ho Ma lo risvegliato un sapevo. male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature Sì, indescrivibili. un po' di gomma. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli errori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Bella, be chiuso, Sì, ma bella. se li stanno succhiando, maledizione. Persuasivermi, sigillerò questo luogo Lui verso muore la sicuro. morte. No, dovrei cercare di Umanità! salvarlo. Lei! E pure Eric non mi dispiace comunque come personaggio, eh. Buono. Non era da Ecco. difficile da comprendere che la Siamo spedizione sia pronti? stata babbata. Oh, zio. E là? Chi è? Oh. Salim. Che Merda. cazzo è questo? Penso di sì. Oh, ci sta No. sparando. È Salim. Ah, no, il Ah, il generale Nemo che è generale del... Giusto, il sopravvissuto. generale che è il professore. Jason, Jason. Che era Ah, ancora con questi l'altro stanno a compagno che mi scappare, è piace una vero? cifra. Oh, ah, ancora. Ancora fuggono dei mostri. Coprimi, coprimi. Bellissimo. Che diavolo succede? Non lo so, amico. Non è così che dovevano Tirai andare un le cose. bossolotto, Non abbiamo un i Kopesh, suppostone. non abbiamo i Kopesh, Jason, abbiamo gli AK-47, figli di puttana. Rachel! Ma com'è Rachel? Andiamo a sentire King, qui pure Mailman. Ah, è vero, è 2-1. Rachel che Ripeti, viene passo. attaccato da... King, qui Mailman 2-1 reale, mi ricevi, passo! Cazzo! Tocca fa. Non prende, non prende, fuggiamo. Cioè, non prende il... Non prende. Qui prende. Mi serve Vodafone. Oddio no, oddio il baratro, ti Il ricordi che baratro, abbiamo il avuto un baratro. flashback? C'è qualcosa di semplice qui. Il Il Baratheon. Baratheon. Stai scherzando? È lì da un secolo. Ancora. Porco di Lo vedi? seladro. Sì, arriva. Io non le sento. Giorgio bastardo.
Ci ha perso lui, eh. Vai. Che cazzo ha tirato? Non l'ho visto. Un sasso per... Buono. Vabbè, c'era bisogno, cioè, voglio dire. Era un centimetro di sasso, porca puttana. Sì, però lui non ha una gamba. Ah, è vero. Cioè, ero scordato un dettaglio. Guarda che quel picchetto era lì da secoli. Aspetta, aspetta, figli qua. A calarti. No, 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 aspetta. Devo concentrarmi qua. Non posso sbagliare. Ecco. Ciuda. Due. Rachel! Oh! È andata giù parecchio. Ti tengo, Rachel. Ti tengo. Dannaccia. Questa è brutta, raga. Qua c'è la previsione. Eh sì, qua può scoppiare, Rachel. Arcaco di incidenti! Cazzo! Smettila di agitarti! Che cazzo devo fare? Non so che cos'era. Oh, due. Stabilizziamoci, stabilizziamoci. Non so che cazzo fare, raga. Aggrappati a qualcosa! Non vedo niente! È troppo buio! Andiamo. Cazzo! Cazzo, Rachel, sta ferma! Si sta scoppiando la fune! No, la fune tiene, più che altro noi sopra che... No, mi dispiace, si sta sfibrando, no? Come mi dispiace? Mi dispiace! Ah, pure! No, ma che? Ma dai, ma... No, non lo farò mai! No, raga, ma non lo farò mai! Mi spiace, Rachel! Lo faccio? Non lo so, se la killi, cioè se lo taglio deve morire. No, morirà. No. Muore lui. Lei si salva. Ehi, qui! Aiuto! Spingi a play. Oddio. Putro, è un cazzo di appiglio, Rachel, porca puttana. Ecco. Ancora? È brutto, raga, che facciamo? La chat ci dia una mano. Falla cadere. Dio no, no. Lo faccio. Non sei andata in schioppa. L'ho fatto. Muori, bastarda di gomma. Ma perché? Ti odio. Perché? Come ti odio? L'amava due minuti fa. Ma che cazzo, ma ragazzi, ma dai. Andiamo. Ma mo se si salva non ci credo. Andiamo. Ma porca puttana. In quale incubo sono sprofondate queste povere anime? Sempre ste minchiate per far morire la gente. La povera Rachel. Sta stronza di gomma. Ma ci devono salvare tutti, dai. Vaffanculo. Legami che sembravano inscindibili sono ormai recisi. Il cuore è sempre il bravo, primo. Bravo Pedro. Lei sta sulla copertina del gioco. Protagonista, maledizione, l'abbiamo fatto. Ma è di gomma. Prima occasione. Ma odio. Ma gli potevamo sparare allora. Ridarmi, ma sono davvero uniti come sembra? O si botteranno le spalle una volta di fronte al pericolo? Mo vi dico una non cosa. Non dimentichiamo che hanno già consegnato alle tenebre il caporale Merwin e la notte è ancora giovane. Il che ci porta a Salim. Sembra un tipo equilibrato, quasi riluttante alla guerra, forse. Un destino infausto attende i sopravvissuti, bloccati sottoterra, sia schioppato, inghiottiti dal vuoto. Una dopo l'altra, le loro luci si spegneranno, sempre che tu non trovi il modo di salvarli. Faremo, curatore. Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Potrei permettermi un consiglio? Punch and jump. Naturalmente mi aspetto che resti un segreto tra noi. Vai, dammi sto consiglio. Vai. Lo accetti? Sì. Una scelta prudente, tutto considerato. Tempo fa incontrai un poeta cieco che seppe colpirmi con queste sagge parole. Cieco della Cecoslovacchia. Lunga e impervia è la strada che dall'inferno
si snoda verso la luce. Ed è tutto. Che cazzo d'aiuto è merda è? Ma baffanculo. Ma che è? Ma che è? Entriamo con Jason, che è ancora più profondo. Jason Momoa. Comunque sì, lei è probabile, però magari se la tirava con comunque quando muoiono come nelle previsioni te lo fa vedere, ma infatti la scusate, metto pausa. La previsione che avevamo visto, me la ricordo perfettamente e veniva, l'abbiamo vista anche 100 volte perché era faceva ridere nel cringe. Arriva anche lui. Crollava un corpo morto che era il suo, che era quello di Jason e di Eric. Di Eric, scusa. E crollava poi lei impalata. Adesso non si è visto lei perché probabilmente era riuscita a trovare l'appiglio per, esatto, per reggersi. Quindi tu affermi che praticamente il generale ci vedeva, ci beccava e ci sparava e cadevamo tutte e due. Esatto, esattamente. Secondo me era così. Quindi in realtà abbiamo fatto bene a tagliare la fune anche pensando che il gioco non ti dà proprio la possibilità così di uccidere, cioè direttamente il personaggio principale, uno dei personaggi principali. No, te ne date anche due di opzioni, quindi esatto, due volte, no? Anche esatto. Questa cosa ti fa pensare, cioè una volta dici minchia, non mi dai neanche la possibilità di correggere, tra virgolette, l'errore che faccio nella scelta. Ci poteva anche stare perché è fatale questo gioco. Vero, vero. Però effettivamente, secondo me, va bene così. Poi, altro fatto che ho visto, e giustamente anche il buon Picchio ha detto, perché lui ovviamente già ha visto tutto il gioco. Pure Giupazzo anche, e se dice che è così, l'ha visto anche lui. Bella, bella, buonasera. Grande, Peppe. le candele sono ancora tutte accese. Le candele equivalgono, corrispondono a uno a tutti i personaggi, quindi sono ancora accese, quindi va bene, continuiamo. Buono. Ho sbagliato, Rage. Mi dispiace. Per questo. E per tutto. Mio Dio. L'ho ucciso io. Cazzo, ho ucciso Merwin. È stato un incidente. Come quella donna al posto di blocco. Cerca di non peggiorare la situazione. Libera la cazzo di me. Che cazzo è stato? Questo non era un buon momento per utilizzarlo, Fre. Hai sbagliato. Gli piace un botto. Gli piace un botto. Bisogna cogliere il momento giusto. O ci siamo riuniti. Che ne è di Rachel? Boruta. Un nemico ci ha attaccato. Boruta. Ha aperto il fuoco. Non me la dava. L'ho dovuta killare. È una troia. Ho tentato. Ma che hai tentato? Ma che... Con tutte... Lo giuro, con tutte le forze, ma... L'avrei tagliata la prima botta, guarda. Mi stava trascinando giù. Ho dovuto... Ho tagliato la fune. Rachel! Mi dispiace, Gesù. C'è trippa del gatto. Colonnello, qui è pericoloso. Oh, M16 a 4 quello, eh. Potente quel fucile. Dobbiamo ripiegare. Ora. Laggiù. Andiamo. Anzi, no, è l'M4 questo. 4 a 1. Incredibile. Che è? Chi l'ha detto quell'incredibile? Non l'ho capito. Ah. Comunque non è che siamo sprovveduti come gli altri personaggi dei giochi precedenti, eh? Colonnello, giuro che gli iracheni sono l'ultimo dei nostri problemi. Non ci seguono. Qui Mailman 2-1 reale a tutte le stazioni, mi ricevete? Passo. Joey, rapporto, passo. Joey è morto. Che cazzo stai bella, dicendo? Bella, DJ. I iracheni l'hanno colpito. Che bel nome che hai, pronunciabilissimo, fighissimo. Mi piace un botto, DJ. Oh no, non Joey. DJ perché sarebbe lo scratch, capito? DJ scratch. Figo, bella idea. Forse gliel'abbiamo dato noi l'idea e lui si era rotto il cazzo e ha messo mettere il cazzo sulla tastiera. Potrebbe anche essere quello. Tenente, perché gli iracheni che è andato nell'altro mondo ancora nessuno? No, Jonas. Ancora nessuno, per Jonas. Crede in Dio? Assolutamente no. Inizia a farlo. Ci stiamo lavorando. Ci siamo braccati da... non so cosa.
Tanto non mi crederebbe comunque, cazzo. Non ci credo io stesso. Mostri. Ah, è lui che c'ha il vocione. Mostri? Figo. Ma dai, non farti suggestionare. Signore, con tutto il rispetto. Tenente, siamo intrappolati qui con un soldato iracheno, o forse più. Qualunque cosa hai visto non esiste. Queste statue. Nick, torna tra noi e finiscila con le cazzate. Ma dove siamo? Di sicuro non è un silo. La missione è un fiasco. Si può correggere. Il satellite. Ricontrollo i dati e miglioro l'algoritmo. È una tecnologia acerba. Rabbia. Lui è ovviamente arrabbiato per rabbia, Rachel, no? Rabbia. Certo, certo. Ancora il satellite! Sono morti uomini. Clarissa è morta, sua moglie! È morta, Eric. Ci ha cacciato in una missione suicida. Ehi, qui comando ancora... Oh, il cinese abbiamo soffocato all'inizio. È morto subito. È mica per colpa nostra. Da qui. Sì, sì, vabbè. Era crepato male. Comunque. Andiamo avanti. Ma che doppiatore gli hanno messo? Guarda, lui è molto bravo, ma non c'entra non nulla, c'entra però. Un cazzo con lui. Cioè, si sente andiamo che sta... Andiamo avanti. Cioè, bravo. Controlli l'entrata. Noi andiamo. Non c'ha la physique du roll per quella voce, il tizio. Ecco. Sembra che sta da un'altra parte. Che è? Oh, che era? Porco due, ho visto una capoccia. E ripara il generatore, ma era il persona... Ah, era lui. Dov'è Eric? Girati un po'. Sì. Ah, mi sono sbagliato, lui è Jason. Capito, infatti. Porco dicevo. Giuda. Il cinese sta malissimo, morto pure male, l'abbiamo soffocato. A furia di puzzette, io l'avevo ucciso più avanti. Ok, quindi... Però non credo che faccia parte dei personaggi principali, il China. E questo sarebbe il deposito di armi di Saddam, eh? Cristo, si salvi chi può, siamo tutti morti. Tanti saluti al filo spinale. Sistema termico satellitare. Praticamente sì, però noi l'abbiamo finito soffocante. Eric dovrà rispondere a parecchie domande. Non vorrei essere al suo posto. Allora. C'è un generatore. Diamo un'occhiata. Questo. Di certo non sta in buone condizioni. Mi serve una mano. Ci sono. Bella, Darione, bella, bella, buonasera, benvenuto. A qualcuno doveva stare antipatico. Ti vuole un Darione ogni tanto. Sabotaggio. Dentro, eh? Probabile, coprimi. Per la Dark Picture è immancabile. Ma che è? Il diavolo è... Salim... Bayek, dice. Secondo me Bayek. Secondo me sto cazzeggiato. Ben fatto. Marvin... Il diavolo era Marvin. Non era il cinese. Che è successo là? Stai allerta. Dropkick qui, mailman 2-1 reale. Procediamo dentro. Esatto. La nostra politica è questa. Ok, Dropkick chiudo. Localizza l'intruso. Capi divisi. Porca troia. Per lustra le rovine, ma. Ti voglio ricordare che rispetto a tutti i titoli usciti, almeno come personaggi abbiamo dei marine, se vogliamo, eh. Abbiamo delle armi, poi che sono inutili perché poi lo script è lo script, certo, va bene, certo. Però intanto ci sono delle armi. Guarda, possono sembrare brutte, ma in certi punti queste inquadrature da dietro sono belle, sono belle. Salvate il soldato Merwin. Oh, una grenade. Una mina, porco due. Merda. Fa attenzione. Porco. C'è una trappola. Mi crepava male sulla mina sto coglione. Capace. Libero. Beh, sembra semplice. Disinnescherei però. Controesplosione? Eh sì. No. Basta tagliare l'innesco. No. Sarà del tizio che ha sparato a Eric. Stronzo, ci vuole morti. Me la sarei babbata. Dropkick, qui Mailman 2-1 reale, mi riceve? Passo. Dropkick, ricevo. Come vanno le cose, Kolchak? Al nostro amico piacciono le bombe. Eric non stiamo mi dispiace. Bene. Ma lei faccia attenzione nel caso ci siano altri regalini. Passo. Però Salim. Salim è figo. Dice che procede. Peccato che sappia della trappola.
Allora, qua c'è un... qua c'è spero un denoda. Qua c'è un indizio. Sì, sì, sì. Previsione, raga, previsione. Vabbè. Ma sulla previsione... Che cazzo era? Sulla previsione, Erballac, che regalo, un abbonamento incredibile. Al Darione, tra l'altro, cioè, no, pazzesco, no, pazzesco. Ma che cos'è? Tutto in famiglia. Ma che cos'è? Bellissimo. Allora... Rivediamo, scusate perché l'emozione del regalo mi ha... The abonnement. Allora, immagini... Qual era questo? Un Dario che non ha mai capito che esiste un abbonamento. E niente, gli ma ha piantato un bowl nella panza. Oh, è un cadavere. Non lo so. Però c'ha, fa rumori tipo da mostro, tipo... No, no. Sì, oh, dai, no. Senti? Vedi? Sì, che sì, gemito però... fa? È tipo un mostro, tipo zombie. Quindi serve un coltello, anche se un pungolo, cioè, nel coltello... petto comunque ti fa suoni strani, ti fa fare, eh? Vabbè, capito. Non mi fa diventare un... Abbiamo composto la squadra. Il primo della lista era illeggibile, Crow. Il bulldog di Oma Beach. L'abbiamo incontrato al Cairo, intento a combattere per i soldi di un bar levantino. Crow ci ha consigliato e a Caifa abbiamo trovato la mia assistente, l'acuta e curiosa Lynn Journeau, assistita per portare con sé il suo consulente, Alice Van Houten, un archeologo che conoscevo per gnagni. Con la squadra al completo partiremo per il Libano e da lì procederemo in treno verso Gnesca. Aspetta, devo girarlo. Mi dimentico sempre questa stronzata, devo girare i fogli. Mai vista una roba simile. Ma come si usa? Come si usa, Dio? Eccolo. 21 ottobre 1946. Crow è stato il primo a entrare nella tomba. Un onore che ha condiviso con Bessie, la sua dannata mitragliatrice. Con Lionel, grande. Un'arma brutale, ma sembra rassicurare i Fellain durante gli scavi. Bravo. Oh, siamo proprio qua, eh? Questo luogo è rimasto indisturbato per secoli. Non è il sepolcro di Alessandro Magno, ma il tempio di un sovrano persino più antico. Il despota accadico Naranzi. È lui. Quello del prologo. Ci siamo sbagliati. Ma per Lady Breccio è comunque un ritrovamento epocale. Una scoperta che scriverà i nostri nomi nei libri di storia. E a giudicare dalla magnificenza di questa sala, non ho ragione di dubitarne. Bella, Peck, bella. Bella Andre. Che dici? Tutto bene? Allora, diamo altri indizi. Comunque si ricollegano i vari documentari, come la... Una tavola Ouija, che cazzo è? Una roba... È un Beg Visir. Ah, questo è repertato. Vabbè, certo, lo sai che già erano entrati, no? C'era un'altra luce. Allora, qua si va avanti. Spacchettavi le lupo Alberto in live, magari, capito? Bellissimo. Da fare. Le gommose, capito, Giubazzo? Va bene, andiamo avanti. La vera domanda è com'è che Jason ha ancora il cappello addosso? Ce l'ha pure l'amico suo. Sì. Ancora a testa in giù ci sono nati, però... Potrebbe aspettarci laggiù. Ecco. Ascoltiamo. Ok. È Joey. Chi? È vivo. Ma davvero? Ma che dai. Non può essere. L'hai sentito anche tu? Impossibile. Ti dico che è lui. Joey. È questo posto di merda, Jason. Credimi, l'ho visto morire. Senza offesa, Nick. Ma adesso non sei lucido. Magari ti sbagli. È una trappola. Non lo sappiamo. Non abbandoniamo i compagni. Semper Fi. Sì. Semper Fi. Sì, ma dove stavi guardando? Finiscila, Semper Fi. Sembrava cieco in quel momento. Mi spiegate che succede? Abbiamo sentito Joey nel tunnel. Crediamo fosse Joey. Era lui di sicuro. Andremo a salvarlo. Ti ricordo che spetta a me decidere. Vado avanti io.
Non mi sembra proprio uno super esperto di sparare, non fare nulla. No, vado avanti io. Va bene. Ok. Bravo, non Balak. Senza di me. Non lo volevo dire per non essere... Mo prende la bomba, d'immagine. Joy, io ho capito Joy. Cioè, io penso... Ah, Joy forse è quella che è stata succhiata. Quella che all'inizio proprio che è stata succhiata male. O Salim. Sta in difficoltà. Ah, da quello con gli occhiali. Ah, vabbè, Madonna, ammazza, quello possibile. Con gli occhiali, ma l'hanno crivellato male. Come fa a essere vivo quello? Sì, ma c'era una decina era di pallini in corpo. Era mortissimo, cioè era il più morto dei morti, capito? Cioè, no, dai. Vabbè, comunque, se lui... Vediamo, tra l'altro era quello che ho fatto meglio a livello di grafica, quindi ci può anche stare. Lesimi confitori a Tania, veneno. Lesimi confitori a Tania. Quindi? Occhio che il vampiro se alza, eh? Ecco, posto. Madonna porco mia. Due, porco. Non abbiamo neanche armi con Salim. Esamina. Portafoglio. Beh, vedi se c'è stancentone, va, che adesso potrebbe essere utile. Toglie da merda dal culo, però. Allora. Niente, questo toglilo. Ah, ecco. Questa è la moglie. Niente? Vabbè. The General. Ok. Controlliamo? La mano? Sarà morto il mostro. Vabbè. Non io direi, ma io direi di lasciarlo là. Cioè, ma dici, eh? Ma non lo so, ma perché andare a disturbarlo che sta tanto bene lì sotto le coperte di un camion di 200 kg? Che dite? Apro? Che faccio? Non credo che apro? Potrà mai scappare da un camion, come dici te. Picchio cerca di spoilerare in tutti i modi. Salim salta che ci arriva. Che te faccio? Te venga a mangiare il cuore. Apro. Apro? Apro. Esamina. È ancora vivo, però. Cazzo. Voi. De zampa. Mamma mia. Tratti aggiornati. Pure. Non lo so. Porco due, oh. The Curiosity. Beh, lui immagina che sia morto, ovviamente, no? Ma perché togliere tutto? Vabbè che c'è un camion, quello non lo puoi spostare. Aggiornando a bestia la curiosità. No. The Ostination. No. Non lo so, no. Diteci voi, perché veramente... In tre parti, sto pezzo, quindi... No, raga. Ah, gli vediamo la faccia. Curiosità, porco ostinazione. Due, non sembra la mano di Clarisse. Vai, è palesemente quella di Merwin. Mi squagliato, chiedo però se sia meglio fare un pensiero con Albert o continuare in direzione est. Ma che cazzo. Sì, ho capito. Era meglio che evitare l'ostinazione. Oh, sotto. Fuori. Oh, vabbè. Porco due, sbrigate, oh. Sono i Vargest. I Vargest di Warhammer. Tira gli addosso, va. Però che minchiata. Vai al sole, vai al sole. Bravo. Cristo. Mi ero cagato già sotto, ragazzi. Esatto, l'abbiamo scoperto, merda. L'abbiamo scoperto. E se non facevi così non potevi mai saperlo con Salim. Esatto. Non potevi mai saperlo. Ma io sarei rimasto tutto. La Madosca. Tutto il giorno là. Che fai? Che cazzo devo fare? Bisogna impalarlo. Push! Madonna, Salim. Sei una bestia. Nel cuore, merda. Ti palo, bastardo.
Tiralo, tiralo fuori. Voglio vedere il cuore. Voglio vedere le viscere. Quello gli si è tolto, eh. Madonna, Salim me l'ha killato. Non ci credo. L'Alpha Lage. Mamma mia, che scena. Madonna. Ho sudato, raga. Geniale. Geniale. Porco. Ovviamente era indebolito sia dalla luce che dal camion. Due, eh. Bravo, Giuppa, che sdrammatizzi, che la scorreggia. Gli americani? Che dovemmo fare? Sta barese, so? Gli americani? Questi sono gli americani? Questi vengono magnati mail. Guarda. Glu 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 glu. Famoso un bel antipasto de. No, questi mi sa che lo sanno. Lo sanno questi? Mi sa che questi lo sanno. Non lo sa. Da dove? No! Ah, volano! Beh, giustamente. È il gargoyle. Lui si è sparato sulle gambe. Ecco, a posto. È stato sucato in un attimo. Oh. Vediamoglielo. Un bacetto. Questo era il boss. Porca puttana, l'ha killati. Meno male che lo sapevano. Ormai lui li conosce, eh? È vero, nel dubbio sono sparati sulle gambe. Brutto. Ah, è vero, questi si sono andati a filare. Nick. Allora, Nick è il ragazzo di Rachel. Sì, esatto. Vocione, vocione... Occhio agli angoli. Si sente Joey? Porco due. Vocalizza Joey. Un mailman 2-1 reale. Joey, mi senti? Mi ricevi? Passo. Salim. Sì. Allora lo incontriamo sicuro. Ah, sì. Medikit. Esatto, quelli di Tomb Raider, tipo. Oh, ma ha dato le farfalle qua, i corvi. The Crow. Buoni. Bono, ci servirà. Per curare qualcuno. Mi sa che era vuoto, però, eh. Dici, che cazzo sei preso a fare se era vuoto, scusa. Non ha senso piasselo se è vuoto. C'hai ragione pure te. Rimanete in quel cazzo di cerchio di merda. Sì, era palese che quel sole... No. No, è il capitano. Ah, beh, l'ha preso, sì. Che cazzo ci frega. Poteva essere qualcuno, no, poteva essere qualcuno, no? È Salim, però. È The Grenade! Grenade! No! Quel ciccione bastardo. Fatto finire una merda. Che cazzo. Qui mailman 3 a mailman 2-1 reale. Rispondi, passo. Mailman 3 a mailman 2-1 reale. Rispondi, passo. Mailman 3 a dropkick. Signore, mi riceve, passo. Oh no. Porco due. Nel buio profondo. Porco due. O The Vampire. Porco due. E inquadra bene. Sci tua. Di qua. Ciccino. Ciccino. Non ci voleva che la frana ci superasse. Non rompere il cazzo. Aspetta, mi gratto il naso. Eh no, qua è brutto. Qua non mi piace. Qua è bruttissimo.
2 De Salim. Te amo. Laggiù c'è un demone. Musica mi piace un botto. Suoni come i pipistrelli. Se ti sentono, loro ti attaccano. Hanno un punto debole. Prendono fuoco al sole. Come ogni creatura, anche loro sono mortali. Un paletto nel cuore. I proiettili li rallentano. Anche un camion in piena corsa li farebbe solo arrabbiare. Agiremo insieme, ok? Possiamo ucciderlo. Tu gli giri intorno e attiri la sua attenzione. Poi ci penso io. Addirittura. Direi di facciamolo. Beh, facciamolo, cazzo. Sono pronto. Andiamo. Anche perché lui era l'unico che ci credeva, diciamo. Esatto. E comunque li vuole uccidere. Come lo attiro io però? Gli devo sparare. Mamma mia, scena geniale comunque. Piro da mezz'ora non si sa che cosa sta facendo, però. Sta mangiando. Sta guardando. Sta cagando addosso. Perché non posso sbagliare. È fatale. Oh! No, non riscattate niente, sono alla fine.